Fai sport. Buonasera mister, forse sono i tre punti non più importanti del campionato, ma quasi da un certo punto di vista, considerando che... Bravo, sono d'accordo, era una partita difficilissima, una partita importantissima, in un momento fondamentale. E... La differenza era che tu c'hai tutta la pressione perché la devi vincere, perché la tua classifica ti impone quello, il momento ti impone quello, loro invece la vengono a giocare liberi di testa del fatto che hanno davanti una squadra e hanno la possibilità di fare una grande prestazione, che se succedesse poi la perdessero non è che sia poi niente di particolare, perché hai perso contro l'Inter, per cui c'hai da esibire una maturità tale che faccia vedere proprio il livello e lo spessore che hai, e però stasera l'hanno fatto vedere, insomma, che sono una squadra, come avevo detto in settimana, che si erano allenati bene, che l'avevano preparata bene, che hanno vinto una partita pesante. Poi c'è da continuare, ma una vittoria pesante. Altre domande? Prego. Salve mister, primo tempo sulla falsariga di Genova, mi pare, poi cos'è successo? Poi no, non si riesce a capire questa cosa, che quando poi hai preso il dominio della partita e gli altri tentano di forzare qualcosa di più, allora si scompongono. In quei momenti c'è da essere cattivo e da andare a mettere poi, come dicevo prima Sky, il timbro sulla gara. Noi invece si diventa più leziosi, si diventa più permissivi, perché tanto sto facendo bene, e poi gli altri ci pigliano il vantaggio perché aumentano sempre qualcosa di più. Aumentando qualcosa di più lasciano qualche spazio in più, tu non ne approfitti, e allora è giusto che loro poi rientrino in partita. Ci sono altre domande? Prego. Buonasera mister, volevo sapere se le è piaciuto più l'abbraccio che Icardi è andato immediatamente a dare a Perisic o l'altruismo sull'ultima azione per Vesino. Mi sono piaciuti tutti e due. Di che giornale sei? LucaDiMarzio.com. Mi sono piaciuti tutti e due perché poi nella partita si passano dei momenti dove non siamo con il supporto giusto per potersi prendere una responsabilità del genere, a parte che Icardi ha fatto vedere in precedenza di... Però è un sintomo di disponibilità, di amicizia, di collaborazione, di andare a prendere il massimo al di là di chi ce lo mette, di quello che si può portare a casa, insomma. Quindi è giusto che lei l'abbia evidenziato ed è giusto di liberare tutte e due. Prego. Monforte Radio Day, mister, nella ripresa in che misura il Frosinone le può aver creato qualche pensiero, con la grande voglia, la generosità, il fatto che i suoi hanno leggermente abbassato il ritmo, è una lettura corretta questa? No, grazie. Il Frosinone sa star bene in campo, oltre a queste caratteristiche del bisogna dare tutto e facciamo qualcosa di più, sanno anche quello che fare e dove andare poi dentro il campo. Nel secondo tempo hanno cambiato qualcosa, perché si sono messi spesso 4-4-2 in campo, hanno portato un quinto sulla linea difensiva, per cui ci hanno pressato più alto e il vuoto era dentro il campo, e dove è un po' più stretto c'era da fare le cose con più qualità. Invece noi lì ci abbiamo perso dei palloni che loro poi ci hanno creato dei grattacapi, e è un modo corretto di tentare di fare qualcosa di diverso da parte dell'allenatore, e per certi versi siamo stati bravi a sapersi difendere. Prego. Buonasera, mister. Prego. Buonasera mister, forse il momento in cui l'abbiamo vista un po' perplessa è stato all'inizio secondo tempo, quando l'Inter, proprio ritornando ai leziosismi che ha citato prima, ha un po' ritardato la messa in moto del gioco. Da chi si aspettava una mano decisiva sotto questo punto di vista? Faccio un nome, Napolitano per esempio. Ma lei ha visto perplesso me?
No. No, va bene, ora cambio atteggiamento, perché a me mi sembra che se così, se do a vedere una cosa non corretta, bisogna che cambi faccia, per cui la prossima volta cercherò di essere più pronto. Però davanti quando loro ci hanno pressato di più c'è la possibilità di venire a prendere palla sui piedi ed andargli poi con uno scambio stretto insieme ai centrocampisti a attaccargli le spalle, perché quando vieni a pressare alto poi è chiaro che scopri un po' il dietro linea difensiva. Noi in questo caso qui potevamo fare qualcosa di più, di andargli poi a stanare, a attaccare poi le spalle. L'ultima lì in mezzo. Salve mister, Molise Abruzzo TV, veniamo dal vicino Abruzzo. La domanda che diciamo le porgo, però penso di interpretare un poco la tifoseria anche dell'Inter, soprattutto dell'Inter, e forse il calcio di rigore del battuto, una domanda spontanea: perché c'è stato un accordo prima, oppure perché non l'ha battuto Icardi, ha preferito magari... Non se ne è parlato prima, si sono parlati e si sono messi d'accordo da soli. I calciatori sono persone che hanno un cervello, che sanno pensare, che sanno quello che dire. In questo caso qui si sono parlati e si sono sistemati in questa maniera, cioè lo batti te perché tu mi sembri voglioso di fare gol e mi sembri tranquillo di poterlo battere correttamente, e quell'altro in questo caso qui si rende disponibile, per cui è una cosa che si fa, non è che gli si dice sempre quello che fare ai calciatori. Spesso si ascolta, se dicono non è più furbo quello che ha o più intelligente quello che ha il ruolo importante, più intelligente quello che dice cose intelligenti, per cui se lì si sono comportati da intelligenti e si sono messi a posto, per cui... L'ultimissimo qui a destra, prego. Buonasera mister, una bella vittoria, una vittoria, prima diceva lei, una vittoria pesante in chiave Champions anche rispetto alle altre, perché insomma le stacca, cioè tiene il vantaggio 5 punti aspettando quello che fa l'Atalanta, pesante anche sul futuro generale dell'Inter. Il futuro generale a che cosa si riferisce? Pesante nel senso se la classifica rimane questa, perché poi Roma e Milan hanno vinto, per cui c'era da mantenere il distacco, abbiamo fatto il massimo a mantenere il distacco, per cui sul futuro dell'Inter a che cosa si riferisce? Sul futuro a non, fine stagione? Non abbia paura. No, ho paura. Si figuri, non ho paura. No, visto che ieri diceva Dappiano, ci diceva i risultati, alla fine facciamo il conto sugli ultimi risultati. Io dicevo voi. Sì. No, lei risiera... Secondo me l'avete detto voi per tutta la settimana, per cui bisogna che vi parli fra voi. No, ieri lei ha detto esattamente alla fine nel forziere dobbiamo metterci la Champions e il mio futuro vale anche non ho parlato di futuro e sono state fatte delle allusioni per tutta la settimana e poi io vi ho detto alle allusioni che voi avete fatto del portare poi il discorso dove vi pare. Voi tentate di portare il discorso dove vi pare, io ho detto poi in fondo si fanno conti, si tira la riga e si fanno conti. E poi mi riesce anche a me chiacchierare e mi riesce anche a scrivere, ci metto un po' di più, ma mi riesce anche a scrivere. Grazie, buonasera.